Bella a tutti ragazzi, benvenuti, benvenuti su questo canale. Io sono il Samcro e siamo su Remnant per continuare dove ci siamo fermati. Sto notando proprio in questo esatto momento che sulla minimappa ci sono un sacco di icone blu. Secondo voi il gioco spiegherà cosa sono? Ovviamente no. Ehi, amico, il mio Quindi nome è andiamo a Sam. vedere. Se stai cercando oppure se vuoi solo uno scambio di informazioni, mi va bene anche quello. Dai, su. Allora, Ehi, che bello vedere. Non è saranno facile solo trovare una dialoghi buona. o Ma ehi, effettivamente sei l'eroe del. Vediamo. ti sblocca un negozio. Ecco qui. Allora, intanto un secondo che apro Twitch. Ok. Ecco qui un negozio, Ninnoli. Il danno subito aumenta del 300%, tutto il danno inflitto aumenta del Buon 15%. viaggio. Non lo so, sai, È un non piacere. so se ci tengo molto. Bello, abbiamo fatto un ottimo. L'avevo detto che non ce l'avrei. Mi dispiace solo. Ok, quindi Io non ho mai ci sono parlato rimasto con per queste Alex. persone. Facciamo affari. Non so, mi ha detto qualcosa, me ne sono sbattuto completamente, ho detto Potresti facciamo affari. chiamarmi. Ok. Sì, quindi evidentemente sono lui scribacchia. Lui è Whispers. Come mai non funziona la connessione? Ok. Vorrei dare un'occhiata alla tua merce. Vediamo. Ah, ok. Lui vende DLC? Come? Come DLC? Ma come? Ma guarda te. Va bene, va bene. Allora, siccome la mappa non la capisco e non ho voglia di sprecare tutto questo tempo parlando con gente che non mi caga, diamo giusto un'occhiata alle mod, perché ormai so che qua vendono Va le bene, mod, diamo un'occhiata. e spara 7 proiettili radioattivi che inseguono i nemici entro 20 metri e infliggono 30 danni radioattivi. C'è il lanciafiamme. E poi c'è, evoca un teschio della desolazione. Questo è importante, eh? Allora, questo effettivamente è importante. Creare Faicenno? Che brutto Abbiamo nome per finito. questa mod, Sì. comunque. Scusa, Va scusa, bene, ho visto diamo che un'occhiata. qua c'è altro. Sì, bene. Ora Allora, ho vediamo comprato cosa questa c'è. mod, però Serve non la cosa? voglio per Cosa ti adesso. serve? Mi ricordo che ho la mod dei Minion, che è fantastica, quindi io direi di aumentare il danno, tipo, e basta, finito. Vediamo. Potenzio tutto quello che posso. A presto. Fatto. A presto, a presto. Ok, allora, ci siamo fermati poco dopo il boss, che era un boss anche figo, devo dire. In quella zona dei teschi volanti, molto strano, non lo so. Secondo me si è calato un trip e siamo finiti in quella zona perché non riesco ancora a collegarla con tutto il resto. Siamo chiaramente in un'altra dimensione, però non ho capito come ci siamo arrivati. Il modo più facile credo sia un trip. Però evidentemente ci sono altri modi in questo mondo alieno. Ma soprattutto non ho ancora capito cosa ci facciamo lì. Cioè, perché? Perché con il mondo che va a sfascio, noi siamo andati in un'altra dimensione che va ancora peggio. Non c'era bisogno? Cioè, c'era bisogno? C'era bisogno di fare questa vacanza in un'altra dimensione quando il nostro mondo ha dei problemi gravissimi ed è stato conquistato da dei mostri incredibili? Lo scopriremo qui avanti, proprio appena dopo questo caricamento. Ecco qui, che ti fa sempre spawnare rivolto verso l'indietro, che è una cosa che non sopporto, Dio mio. Ah, giusto che c'era la musichetta Madonna, la musichetta da Valle Incantata, per qualche motivo. Mi piace questo gioco, perché è proprio stupido in certi momenti, non lo so. Ma affascinante. Quindi qua c'era il boss.
di cui abbiamo perso il loot perché siamo morti subito dopo. Spero di non aver perso niente di importante. E si continua di qua. Allora, qui sotto si muore. Non riesco a guardare. Sì, questo si muore. Qua però. Ah no, ok. Credevo fossero due strade, ma evidentemente è una sola. Ah sì, qua c'è il classico. La lancia di legno col manico di ferro e il vaso attaccato con lo scotch. Queste armi incredibili. Evidentemente è tipo per capire se hai colpito il bersaglio. Se si rompe il vaso, l'hai colpito. Non lo so, cerco di dare una lore a quello che vedo. Ok. Non lo so proprio cosa stiamo facendo qui. E non mi sono perso dialoghi, è proprio così. Così. Siamo devastati. Ah, giusto che siamo degli assassini senza pietà che abbiamo devastato un villaggio di poveracci. Per motivi di gameplay, immagino. Però, Dio mio, mi sento in colpa. Quelli là avevano i fucili coi tubi. Noi abbiamo i lanciarazzi termici qui. Ok. Cerca il re immortale. Così. Così a caso. Cerca il re immortale. Va bene, oggi ci siamo svegliati con questa voglia. Andiamo a cercare il re immortale nelle desolazioni abrasive. Mi piacciono i termini di questo gioco. Molto colto, però in modo strano. Come i finti filosofi che usano le parolone, però qua sono più simpatiche. Ok, quindi nella desolazione abrasiva ci siamo imbattuti in questa torre. Questa torre è molto strana, sembrano detriti, ma solo dai pantaloni in giù, perché poi dai pantaloni in su è una torre aliena. Sono curioso che si celi qui il re immortale. Posto brutto per. Cioè, sei un re, fai qualcosa, voglio dire, perché ti limiti a vivere qui? Ok, noi abbiamo questo sparacchiodo incredibile e qua c'è un checkpoint. Ok. E adesso dove vado? Allora, qua non si può entrare. Quindi la torre che sembrava la meta prediletta. Non è. È un edificio di. Cioè così. Un edificio. Ok. Cos'è? Cosa è successo? Perché c'è un chierico alieno adesso? Che è morto. Però era bellissimo questo nemico. Sembrava tipo un faraone alieno. Ma perché? Perché ho cliccato qui? Non me ne ero neanche accorto di questa pedana magica. No, non è la pedana. È ciò che ha attorno. Ma sono bellissimi questi nemici, tutti abbastanza diversi. C'è un enigma? Sbagliato. Ok, credo ci sia un enigma. Allora, 1, 2, 3. Quindi davanti no, io direi destra. No, era a sinistra. Perfetto. Allora. Cioè, non sono sicuro di quello che io sto facendo. E proviamo sinistra. Sinistra è giusto. Quindi è veramente un. Un enigma. Allora, qua c'è la sabbia che copre. Secondo me quello giusto è qua. No, niente. Ma perché questa situazione? Allora, sono confuso, veramente. Sono proprio confusissimo da morire. Ok, allora, qui. E quindi era la sabbia quella giusta? No, vedi perché glitcha anche, quindi è sbagliata chiaramente. Allora, le ho provate tutte. Manca.
Cosa manca? Qua l'ho fatta, no? Può restare. No, non può restare così, niente. Questo nemico è molto figo, questo qua. Strano. Sto morendo, tra l'altro. Mi sono reso conto che sono mezzo morto. Allora, sono confusissimo. Da morire. Sono confuso da morire. Non so cosa sto facendo, ma c'è qualcosa su queste pedane. Allora, uno, due, tre. Allora, questo è sbagliato. Questo è sbagliato. E questo anche. Eh sì, vedi, l'avevo già fatto. E quindi non c'è più. Non c'è più niente. Sei scemo? Stava caricando. Allora, ho finito le munizioni, tra l'altro. Però, per fortuna, nell'inventario ho questa cosa. Che è una scatola. Dove ce l'aveva questa scatola gigante? Ok, che mi ha rifatto le munizioni. Non c'era bisogno, potevo semplicemente sedermi lì. Ma ha senso quello che sto facendo? Perché non sono sicuro. No, aspetta, se me ne vado poi si toglie. Niente. Non sono sicuro. Allora. Posso andare in diagonale? Niente. Non lo so, me ne vado. Me ne vado perché non so cosa sto facendo. Aia! Quanto è duro questo nemico, però. Non lo so, non lo so cosa sto facendo. Me ne vado perché sono. Me ne vado confuso. Però aspetta, provo l'ultima volta con questa tattica. Cioè, è possibile che tu debba andare a caso? Niente, niente. Me ne vado, me ne vado. Però non sono comparsi nemici a questo giro. Quindi un altro try me lo posso permettere. Non lo so, non lo so io cosa devo fare. Ci sarà qualche enigma? Cioè, ci sarà qualche. Niente. Ok, non sembrano stare più spawnando nemici. Forse. Se io corro qui. E poi faccio così. No. No, niente, niente. Basta, me ne vado, mi sono rotto le palle. Non so. Non lo so, non lo so, non posso più andarmene perché continuo a schiacciare pedane nel frattempo. Sto sprecando tutte quante le munizioni. Non lo so. Niente, sono rimasto confuso da questa cosa. Me ne vado. Me ne vado perché non voglio. Non voglio più averci niente a che fare. Wow, allora qui c'è una zona che si apre. Qua c'è un simbolo. Avrà senso? Però molto fighi queste statue, molto fighe. Che, ma guarda te, ma l'arte messa così in soggezione da dei tubi, dalla tecnologia. Guarda, guarda che li copre l'arma questo tubo, ma l'ingegnere si vede che non apprezza l'arte. Io però sono. Non lo so. Ok, l'unica strada mi sembra quella. Però di qua in verità c'è altro. Ora, non schiacciare niente. Che ci sia qualche indizio su queste rocce. No, non c'è assolutamente niente. Potrebbe essere qui l'indizio, però non. Mi pare. Se io vado qui. Qui non vedi che non scende la pedana. Neanche qui. No, no, l'unica è quella. L'unica è questa. Non ne ho idea. Non ne ho proprio idea. Allora, qui c'è uno shortcut che è dalla mia parte, ok?
E quindi dove siamo? Che sia una zona dove già sono stato? Non lo so. Sembra però. Sembra un pochino. Però se... Ah, no, vedi? Ah, ok. Allora forse da qui mi ricollego alla zona dove sono già stato. Forse. Andando di qui. Veramente un labirinto però, eh. Ok. Non lo so, così dovrei starmi ricollegando alla zona iniziale dell'ultima volta. Però il senso di farlo qual è? Perché finora gli shortcut in questo gioco non è che siano serviti granché, non servono a molto. Servono giusto a ricollegare le zone, ma non ci dovrei mai più passare da quelle parti, quindi non ho ancora trovato il senso degli shortcut. Ora, vediamo. Ok. E ci siamo. Ahia. Dov'è? Ah. E ci siamo ricollegati. Ok. Allora, io non mi ricordo assolutamente di essere mai stato qui. Però la mappa dice di sì, quindi. Ma i nemici sono deboli, ma proprio deboli deboli. È stato terribile. Sono io che sono forte? Cioè, mi sono potenziato tanto? Io non mi ricordo di essere mai stato qui. Ok, allora. Abbiamo in teoria due strade. Due strade. Più o meno ci sono sempre due strade. Di cui una alla fine me la perdo, perché vado in una, poi non ci torno mai più qui. Quindi... Allora, intanto curiamoci. Ok. Questo gioco veramente ti lascia confuso per parecchio tempo mentre lo giochi. Non so come interpretarlo. Posso romperlo? No. Quindi anche nel mondo alternativo ci sono i barboni che si scaldano ai bidoni infuocati come in ogni cliché e stereotipo di ogni film. Ok. Allora, ci sono due strade. Io vado in questa perché più che altro non lo so. L'altra mi sembrava più importante, devo dire. Una porta più importante. Questa è più vicina, quindi voglio andare di qua. Però mi sa proprio di una zona in cui già sono stato, ma non è così. Quindi, non lo so. Allora, c'è da dire che va bene tutto, Remnant è molto figo, però c'è da dire che molte zone si ripetono proprio copia e incolla a volte. E questo non aiuta, col fatto che tra l'altro è un gioco abbastanza labirintico, o almeno a primo impatto. E niente, non aiuta questa cosa perché non lo so, non lo so. Infatti qua non era la boss fight dell'alveare? Infatti sì, era la boss fight dell'alveare qui. Però la mappa ancora è da formarsi. No, non è solo l'entrata della boss fight. Vedi, è proprio un asset riutilizzato, secondo me. Però la mappa qui non c'è, quindi non ci sono stato, chiaramente. Anche se è veramente simile all'altra zona. Io spero di non esserci stato, perché se già ci sono stato e la mappa ogni volta si resetta, guarda che disinstallo tutto. Perché mi sembra fin troppo simile, ma no. Aia, sono
sto morendo e non me ne accorgo perché il gioco non te lo fa capire alla grande proprio benissimo che stai prendendo danno. Maronna, allora c'è la radiazione, è vero che c'è questa cosa. Mi sono irradiato. Allora, per deirradiarmi non... c'era un oggetto specifico. Ma la radiazione cosa fa? Non lo so, in verità, cosa fa. È finita. Perché a volte si frizza male proprio? Aia. Tra l'altro io ho i minion, effettivamente. Che sono fortissimi, mi ricordo, quindi... sempre esagerato lui, nelle esclamazioni. E anche fuori luogo, un pochino. Ok. Vedi, questa è chiaramente la stessa zona dell'altra volta, però per il gioco no. Guarda che se la mappa si resetta ogni volta è illegale questa cosa, eh. Non si può fare. Cioè, proprio... Mi tiri pazzo poi. Però qua c'è una cassa chiusa, quindi... No... Senti, smetterò di chiedermi dove sono, va bene? Che bordello sta succedendo però in questa porta? Aia, aia, sono morto. Sono morto. Ok, meno male. Allora, ho quasi finito le cure e sono irradiato. Ok. Sembra effettivamente un po' più grande dell'altra zona. Però siamo sempre lì. Cioè, più che altro io non so dove devo andare. Devo cercare il re immortale. Ciro. Ma dove lo trovo, Ciro? Aia. Ah, poi che fastidio! Che fastidio che quando fai una rampa di scale la mappa cambia perché va a piani. Però non capisco più dove sono così. Come se lo capissi anche senza. Però pensa, ancora più difficile. Dove sono? Irradiato sono. Cosa fa? Cosa fa la radiazione? Non capisco. Io mi curo intanto. Credo mi tolga vita piano piano, come fanno le radiazioni nella vita vera. Ti tolgono vita piano piano. Può essere? Sì, ho appena visto muoversi di un millimetro la cosa. La vita. Quindi, evidentemente sì. Anello della compulsione. E non della convulsione, come so... Che è quello che sto provando adesso. Ok, qua c'è un'uscita. Ma perché ci sono più uscite pure? Mannaggia. Allora, qua c'è un'uscita. Che paura! Continuo ad essere in fin di vita comunque. Ok. Allora, dovrei togliermi la radiazione, in qualche modo. Non mette in pausa il gioco. Elisir di acqua pesante, mi ricordo. Ok. Ma che bordello. Vedi, sì, qua ci sono le casse di cui abbiamo parlato l'altra volta. Le casse che sembrano sempre vuote nei tutti i giochi alieni. Vedi? È chiaro, è chiaro. Cioè, non è chiaro. È chiaro che qua ci siamo stati. O perlomeno questo è un asset che abbiamo già usato nel gioco. Questo è un bastardo, questo qua. Mi sciotta ogni volta, in qualche modo. Ok. Madonna, che bordello, veramente. Che
che bordello. Qua ci sono dei fili di plasma. Ma chi è? Saranno finiti i nemici? Saranno finiti? Dio mio, quanti? Allora, curati. Quindi, evidentemente l'unica strada è questa. No, di là c'è tutta una zona che non ho visto. Siccome voglio togliermi i dubbi, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Sperando non spugnino più nemici, tra l'altro. Andiamo a capire come funziona. Ok. Oggi sto sclerando con la tecnologia in generale. Non funziona mai niente nella mia vita. Niente della tecnologia non funziona nella mia vita. Ha sempre dei gravi problemi. Ma è normale quello che sta succedendo in questa zona? Ammetto che mi stupisce sempre questo gioco perché io lo vedo come un Souls. Però poi diventa Left 4 Dead con le ondate di nemici, quindi lo capisco, è un po' strano. Forse effettivamente il gioco vuole che io corra. Non lo so, sto cercando di interpretarlo. Effettivamente è divertente correre e sparare in giro. Magari il gioco punta su quello? E questa? Madonna mia! Madonna! Bellissimo! Ok, qua c'è una cassa. Finché trovo casse, va bene, vuol dire che non ci sono passato, quindi... ci sta. Effettivamente non ho trovato casse già aperte finora, quindi può essere che sia una zona nuova. Però se è una zona nuova questa, è veramente molto 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 simile all'altra, se non identica quasi. E non è una bella cosa, Rembrandt. Ok, madonna, sono finiti i nemici? No, no, sento dei gorgogli. Questo cecchino comunque è devastante, eh? Che non è un cecchino ma più una sparachiodi. Tipo. A posto? Madonna. Un attimo di calma, posso averla? Per capire cosa devo fare. Ok, e qua? Niente, qua ci ricolleghiamo a prima. Quindi, evidentemente, l'unica strada giusta è quella. Questa mod della cura è effettivamente molto utile, devo dire. Quindi abbiamo fatto il giro in tondo. E quindi era giusto per rendere più labirintica la mappa o era per il loot? Credo entrambi. Per prendere un po' di loot in giro. Tipo queste cose. Ok. Ora dovremmo tornare lì. Quindi è una strada sola, a quanto pare. Ok, non rispondono i nemici per fortuna, quindi sono contati i nemici. Io, come queste cose piacciono. Quando i nemici non spawnano all'infinito, ma sono effettivamente contati. Ok. Qui c'è una cassa che mi ero perso. Nelle casse si trovano... scarti e ferro. Sono scemo.
No, 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 non me lo dire. No, 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 no. Pusho, non me ne frega niente. Pusho. Se devo rifarmi la zona, pusho velocissimo. Tu sei pazzo. Tu sei pazzo. E anche sono io un deficiente, però, eh. Allora, pusho perché erano 6 milioni di nemici. Quindi non posso rifarmeli tutti. Andiamo. Non esistono. Eh no, ho fatto un errore. Non mi avevano sgamato. E ora sono pure chiuso qua. Ero stealth e li ho attivati. Ok, di qua. Non me ne frega niente, non me ne frega niente. Voglio andare via da questa zona. Dio mio. Vai via. Aia. Allora, i minion. Va bene, però. Non è facile, non è facile pushare. Non è per niente facile. Allora, mod della pistola. Ok. Così però i dialoghi hanno più senso. Hanno più senso i suoi dialoghi, tipo maledizione! Che di solito non hanno senso perché è da solo a parlare e i nemici sono tutti morti. Così ha senso se è inseguito da questi. Ahia. Non morire, non morire. Devo curare. Ok. Ma che bordello. Che bordello queste zone. E adesso dove mi fa spawnare? Dove sono arrivato? È veramente un delirio questo gioco. Fin troppo confuso, però. Allora, mi piace, mi diverte tantissimo, però. Dio mio, Dio mio. È difficile per i motivi sbagliati, cioè non si capisce un cazzo. Ok, siamo in un'altra zona, navicella, con un boss, quindi avevo ragione. Cioè, avevo ragione chi diceva che non era una zona uguale. C'è un boss. Ma era veramente identica, eh. Remnants è un po' un riciclatore, di zone. Che dita. L'erpice. Aia. Sei pazzo? L'erpice. Non ha un soprannome questo boss. Poverino. Ce l'hanno tutti e lei no. Ma. Bro, cioè, è veramente facile. È incredibile quanto sia facile. È troppo facile per i miei gusti. Perché è così facile? Mi sto perdendo qualcosa? Ahia, non è vero, sto morendo. Non è più così facile come prima. Con i minion sì, con i minion è facilissimo. Dov'è il boss? Dov'è il boss? Eccolo. Ma che boss è? Fa schifo, cioè, a livello di gameplay fa schifo. Guarda, poverino, mi fa pena. Scappa poi, cioè, gli spari e scappa. Non mi ha mai attaccato finora. Dove è andato? Che paura, sei scemo. Questi nemici sono fighi invece. Ahia però. Sono molto fighi. Sembrano i Sith di Star Wars però alieni. Ahia, no, 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 no. No, 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 sto morendo. Che paura! No, vabbè, quando corre è inquietantissimo. Quando corre è inquietantissimo.
è morto. Ma poveraccio questo boss. Poveraccio. Sono ancora in piedi e sono tutto intero. Direi che ho vinto. Non riesco a capire se i boss fanno cagare un po' tutti a livello di... perché muoiono subito e non fanno niente di solito. Non so se è il gioco così o se effettivamente sono io che sono OP per queste zone. Però devo dire che... cioè, riesco a fare tutti i boss al first try senza un minimo di difficoltà. Magari il gioco non vuole essere difficile. Però... non è un po' troppo facile? Così? Allora, magari dopo diventa più difficile, non lo so. Togliamoci la radiazione, ormai ho capito come funziona. E andiamo di qua, che a me sembra la zona da cui siamo arrivati, ma forse non lo è. Mi sento stupidissimo a giocare a questo gioco, veramente. Mi sento stupido in una maniera che non avevo mai provato prima. Una stupidità misto a divertimento. Perché non so come prenderlo questo gioco. Non lo so se vuole essere un gioco difficile, vuole essere un gioco facile, vuole essere un gioco rilassante ma divertente, oppure non sapeva manco lui cosa fare di se stesso. Ha detto: senti, mettiamo delle zone e poi basta, si arrangiano. Non riesco a capire. Non riesco a capire la sua filosofia. Ok. Siamo in una zona in cui siamo già stati, però non nella zona di prima. Allora, già che ci siamo stati, mi fa piacere che sia una zona... ah, sì, qua mi ricordo, qua mi ricordo. Mi ricordo di questa... questa è la primissima zona, dove ci sono, tra l'altro, quelle macchine dove devi infilare cuori, una cosa del genere. Dove c'è il tizio di Ratchet & Clank, qui. Salve amico, mi Eccolo. manca la vista, ma riconosco un cliente Devo dall'odore. aspettare tutto il dialogo, veramente? Come posso servirti? Vorrei Cosa fare desidera? affari. Tutto ciò Sì, che... quante volte devo dirgli che voglio comprare? Voglio che tu prendi i miei soldi. Ok, ninnoli. Amuleto dei guaritori. Cuori di drago curano tutti gli alleati con un'efficacia del 100%. Vendi oggetti! Ah, questa cosa me l'ero persa. Però... non so sinceramente cosa venderli. Vendo un po' di queste. Aumenta la cadenza di tiro del 20, del 15 e la velocità di ricarica del 20. Per tutti gli eroi che entrano nella nube. Io Aspetto non l'invito. so... non so cosa mi voglia dire. Non lo so. Esatto, ah, evidentemente il re immortale sarà in questa torre. Sarà in questa torre qui. Però per entrarci bisogna fare qualcosa, cioè ficcare qualcosa qui. Ma io ho delle chiavi. Chiave ululante, sarà questa? È questa. Ok. Dio mio. Ok, potrei aver sbloccato la zona. Però voglio tornare un attimo indietro. Che succede? Cos'è sto bordello? Ah, ha aperto la porta. Ok, chiaramente questa è la piramide del re. Chiaramente, chiaramente. Sei in cerca di informazioni? C'è cerca di informazioni? Allora, qua però c'era lui. Ok, questo qua è morto. Se li ficco questa, non fa effetto questa barra brillante. Allora, la barra brillante, dove me la metto? Cioè, dove la metto? Però, cioè, scusami, là c'è una zona in cui non sono andato. E nella zona di prima c'era un'altra strada dove non sono andato. Io non mi ricorderò mai come tornarci da quelle parti. Credo che i falò, o meglio dire le pietre, i checkpoint, servano a quello. Però manco quelle sono chiare da capire, devo ammettere.
perché hanno tutti i titoli strani con delle immagini strane, non si capisce dove tu stia andando. Aspettami! No, volevo un attimo, scusate, non voglio darvi fastidio. Volevo un attimo guardare di qua perché c'è una zona. E se potete un attimo lasciarmi stare, non vi faccio niente. Sono veramente un viaggiatore di passaggio. Niente, i cani però non capiscono l'italiano. E i frame però. Allora, di qua c'è una zona in cui non sono stato. Ahia, bastardo! Mi cago addosso se mi colpisci così all'improvviso. Ok. Esatto, esattamente di qua. Che è l'ennesima zona identica a quelle di prima. Però, io ci vado. Ci vado, voglio vedere. Ok, cioè ok. Dico ok per fare il punto della situazione al mio cervello, dicendogli stai calmo. Non impazzire. Ma come fa la gente a giocare in maniera logica a questo gioco? Ah, vedi, è una zona identica, identica, questa è proprio copia e incollata. Non è che dice una zona simile, è proprio copia e incollata. E capisco perché sia difficile. Capisco perché sia difficile capire dove ti trovi. Non puoi farlo così palese, dai. Questa è esattamente la zona di prima, ma non è. Guarda, è uguale. Ma perché? Guarda, è uguale, identica. Cavo del foriere. Ok, cavo del foriere. Vedi qua dove sono appena caduto? È identica questa zona. Ma me la chiami diversa e me la metti in un'altra zona. Ti odio, gioco. Guarda, c'è anche la stessa identica cassa. Capisco perché non abbia avuto la stessa fama di Dark Souls, Remnant. Non avevano molta voglia di creare zone, c'è da dire. È identica. È la stessa identica zona. Ora, andiamo a vedere dove vuole andare a parare questa zona, eh. Allora, un po' di affetto lo provo per questo gioco. Però sei un po' un bastardo. Allora, immagino che alla fine di questa zona ci sia il boss della zona. Che sarà, considerando il nome della zona, di cui mi sono dimenticato, sarà un banchiere alieno, secondo me. Allora, un banchiere alieno con la cravatta aliena che lavora in una banca aliena. E questo è il cavo alieno. Secondo me è così. Ora, andiamo. Aia. Andiamo. Aia. A scoprirlo adesso. Ok, Madonna. Però il gameplay è proprio divertente. Ahia. Ma guarda te, ho smirato. Questo nemico è molto figo, molto. Ok, qua c'è una cassa. Non è vero, dai, era carino. Non era terribile. Ok, qua mi sembra abbastanza un corridoio la zona, quindi. Allora, miro. Ok, perché devo ricordarmi come si mira in questo gioco perché è un po' strano. Allora. Qua mi sembra chiuso. Ma guarda che è identica. Cioè, è quasi la stessa zona. Remnant, perché fai questo? Hai del potenziale. Ma non ti applichi. Questo è Remnant. Cioè,
Non è un gioco brutto. Perché l'hanno trattato così male gli sviluppatori? Non è brutto. Potrebbe essere un gioco fighissimo, anzi. Però proprio non ci avevano voglia, mi sa, eh. Non ci avevano proprio voglia. Certo, sono anche complesse queste zone. Cioè, più o meno. Visivamente sono complesse. Poi sono dei corridoi. Però visivamente magari gli hanno portato via un botto di tempo. Sto cercando di giustificarli perché appunto un po' di affetto lo sento per questo gioco. Perché mi diverte. Ok. Guarda che bello però. Visivamente è tutto molto figo. Tra l'altro allora aspetta. Sto guardando una serie TV veramente bella, sempre su alieni e cose simili, ma non proprio, è tipo Black Mirror, però più alienante, cioè no, no, alienante non è la parola, più alienosa. E si chiama Philip Dick, vabbè, non è il momento, mi sa. Niente, il loro punto debole sono le palle. Comunque faccio molta più fatica con le zone che con i boss. Cioè le zone sono molto più difficili dei boss della zona. I boss fanno veramente cagare. Cioè muoiono subito. Le zone ti lanciano addosso 60.000 nemici e diventa difficile, in effetti. Allora, senza stare qua a lootare tutto, che tanto abbiamo visto che, cioè, più o meno le cose che si trovano sono quelle lì. Ora, siamo arrivati in queste porte aliene, a quanto pare. Di qua è chiuso. Non c'è niente. Qua ci sono degli ascensori alieni con un checkpoint. Tre sbarre. Ah, allora qua ci vanno le sbarre brillanti, vero? Sì, quindi me ne manca una. Ma che sia una zona tipo di loot. No. Maschera Akari. È una zona segreta, tipo di loot segreto. Allora, mi ha dato la maschera Akari. Aumento velocità. Wow. Però fa schifo rispetto alla mia. Ezlan aveva già il potere. Perché volerne di più? Perché Ezlan avrebbe dovuto invitare i Guare solo per distruggerli? Dove si trova il guardiano? Ok. Sì, qua mi sembra proprio una zona di loot extra, devo dire. Qua ci sarà il vestito dell'Acaro. Dell'Acaro. Esatto, l'abito dell'Acaro. Con una traccia di... I Guare mi troveranno presto. Questo è il capitolo conclusivo della mia storia. Bla bla bla. Ezlan mi ordinò di arrestare il dispositivo. Ezlan fuggì terrorizzato, così come tutti quelli che sopravvissero a quel giorno. Non so. Manco io, manco io. Ok. Quindi dovrei ricordarmi che esiste questa zona. Cosa che non farò mai. È impossibile. Abbandona dungeon. Non lo so, non lo so. Ok, quindi questo era un vicolo cieco. Sono respawnati i nemici, giusto? Perché mi sono seduto. Mannaggia. Vabbè, facciamo in fretta. Devo tornare all'inizio. Aia. Allora, aia, Madonna. Quanto tolgono di vita quelli, però? Sono morto, vero?
Ma che culo però, eh. Ci sono salvato veramente al pelo. Madonna mia. Ma sono proprio aggressivi da morire. Aspetta. Dammi tempo. Mi curo. E niente. Non è servito a niente. Zigo zago. Di qua. Ok. Dio mio. Dio mio. Mi curo un attimo. Quanti ce n'è? Quanti ce n'è? Corri! Non ho cliccato. Ho cliccato il muro, però. Ha funzionato lo stesso. Oddio. Oddio. Allora, la struttura del gioco inizio a capirla. È veramente da drogati. Cioè, c'è questa hall principale. Questa mappa principale. Dalla quale si dipannano 3-4 strade. Ogni strada a volte è un vicolo cieco, a volte si dipana in altre strade. Tu devi essere un drogato per fare una cosa del genere. Veramente, veramente. Ora, fammi capire dove devo andare. Qua devo dribblare tutti. Apri la porta del sole nero. Ma l'obiettivo non era cerca il re immortale. Veramente, veramente. Il gioco fa di tutto per confonderti, però, eh. Bastardo. Marone frame. Non hanno neanche ottimizzato bene. Guarda. Scatta tutto se corri. Lo amo questo gioco. È vero. Ciao. C'ha una tendenza al trash che veramente la adoro. Aiuto. Ok, allora siamo tornati alla porta incredibile. Ora a me non me ne sbatte più niente delle altre zone. Andiamo a questa maledetta porta. Oh, è stato terribile. Stai zitto. Andiamo zitti a questa maledetta torre piramide. Che tra l'altro è molto figa, eh. Momento complimenti. Molto figa, molto figa. Tu, Remnant, sei proprio un deficiente. Cioè, Dio mio. Ma che cosa... Cosa ti passa per la testa? Ok. Siamo arrivati. Siamo arrivati. Vai, sono pronto. C'era un'altra strada, a dire il vero, da un'altra parte, ma non saprei mai più come arrivarci, quindi è andata. Quella strada lì è andata. Quindi, che ci sia il re immortale qua dietro, però a noi del re immortale non ce ne sbatte più niente, perché l'obiettivo è cambiato. L'obiettivo è aprire porte delle cose. Wow però, eh. Bella ambientazione piena di schifo. Di schifo pulsante. Ok. Pulsa tutto, che schifo. Però siamo arrivati finalmente in The Solus Project. Oh, finalmente, mi mancava. Ho proprio voglia di rigiocarlo da morire. Remnant mi ha fatto venire troppa voglia di rigiocarlo. Wow. Ma, no, vabbè, ma... No, vabbè, ma è esattamente The Solus Project. Cioè, questa immagine con i due alieni lì... Che sono vivi, tra l'altro, mi disegna verdi. Ma è The Solus Project. Remnant, ma che mi combini? Dai, è la stessa sala, identica quasi. Cinematic. Adesso se loro scompaiono, è The Solus Project. Sono allibito.
Sono allibito. Sono molto fighi questi mostri comunque. Molto inquietanti. La porta della luna. Nock. È arrivata Nock. Però è un po' strana. È cambiata. La trovo cambiata. È un uomo. Hai attraversato viaggiatore. Non ha finito! Non ho cliccato niente. Non ho cliccato niente. Sto cercando un uomo di nome Ford. Ma dimmi, stai cercando un uomo di nome Ford? Ne ho sentito parlare. Di parlarmi. Ma perché Adriano Celentano ha doppiato tutto questo gioco? Davvero? Giovane. E i motivi? Mi fa troppo ridere. Non riesco a prenderti sul serio, alieno. È importante. Nemico. Veramente? A posto. Dammelo. Dammelo. È una dammela, ma... È una chiave, però. Dammi il chiave. Cos'era quel gesto che non c'entra? Ah, è lui il re immortale? Alla beneficenza! Va Un bene. favore in buona fede. C'è un mondo pieno di vita primordiale, non ancora toccato dai guarì, e però E infestato allora? da bestie E allora? E allora non c'è, non vuol questi dire niente. abitanti Guarda, venerano i la nazisti bestia non hanno specie disintegrato l'America, però l'hanno fatto i giapponesi. Va bene, perché mi stai simpatico e... Grazie Brizius, grazie del follow. Giovane. È l'unica vera arma in tuo possesso. Uno schermo di magia. Bene, bene. Allora, grazie, grazie delle risate. Uomo... Non ho il cuore. Sì, te lo trovo sto cuore. Ti sparo ai... Oh, però posso finalmente... Scusa, posso finalmente guardarli in tutta la loro bellezza. Sono molto fighi a livello di design. Molto... Cioè, hanno fatto un palestra... Troppe pugnette. Però a parte quello. Molto carini, molto carini. Potrà dirmi altro il signore dalla voce così? Potrà... Non ho il cuore. Ancora non ce l'ho. Senti. Va bene, ti sparo, eh. Scusa, ma non ho cliccato niente. Non ho il cuore. A posto? Ok. Madonna mia, Madonna. Ok, andiamo a prendere il cuore. Andiamo. Oh, finalmente però una... Grazie Brisius, grazie dell'acqua. Effettivamente a fare questa voce.
Un po' di sete viene. Finalmente una location diversa. Oh, ops, scusa. Finalmente siamo in una specie di foresta, da quanto ho visto. Sì, è una foresta. Cioè, mi ha già rotto le palle questa location, perché non so già dove vuole arrivare, a una foresta. Cioè, no, non ci saranno cambiamenti nello sfondo. Sarà una foresta sempre. Voglio cambiare, possibile? Magari sono in una zona da boss. Magari siamo al cuore della bestia. E magari dobbiamo solo fare la boss fight. Bello sto fiore. Allora. Oh, che bello. No, no, devo dire che è molto carina questa. Almeno i colori sono diversi. Finora il gioco è sempre stato rossiccio grigio, devo dire. Tutto quanto. Almeno qua c'è un po' di rossiccio. E grigio anche il cielo. Però un po' più verde, almeno. Allora, c'è Tremors qua. Ma sei scemo? Ma che fai? Che te ne pare, bastardo? Oh, che bello questo gioco. Meno male che cioè, meno male che c'è solo in italiano. Meno male che non mi ha dato la possibilità di metterlo in inglese, perché mi sarei perso veramente delle perle fantastiche. Oh, ok. Allora, lì da dove siamo arrivati? Qua c'è un filo, siamo in Vietnam. In Honduras siamo. Dov'è la droga? La droga mi sa che se l'è calata tutto lo sviluppatore. La droga qua dell'Honduras. Belli però. Oh, cioè, allora, a livello di design dei nemici. Non ne hanno mai sbagliata una, devo dire. Sono tutti molto belli i nemici. Tutti quanti. Quanti ce n'è? Quanti? No damage comunque sto facendo, eh. Aia, questo è duro. È durissimo. E fa malissimo anche. Sono incastrato. Allora, Minion. A me. Quanto corre? Quanto corre? Morto. Ok. Mi piace questa zona. È molto più aperta. Cioè, nel senso, ti fa respirare un attimo. Le altre erano tutte dei corridoi chiusi. Ma dov'è questa bestia, però? Ok. Allora, questa sarà la lobby principale. Cacchio, cacchio. Ma non ha detto cacchio, cacchio, cacchio. Ha detto andiamo. Ops. Aia! Ok. Allora, i minion me li voglio tenere sempre di fianco. Tra l'altro hanno una bandiera degli Stati Uniti. Cos'è? Hanno un telo sopra, l'ho notato solo adesso. Ok. Mi è venuto il catarro a fare quella voce lì. Questa è veramente una campagna di zombie army, comunque. Al 100%. Io non so dove devo andare. Molto strana questa. Non riesco a capire se. Pietra dell'angoscia. Ok. Non riesco a capire se questi meccanismi abbiano un senso o li abbia messi completamente a caso. Perché sembrano meccanismi umani. Cioè, nel senso, è una caldaia. È una caldaia del 1800 quella. Cosa ci fa qui?
Perché è qui? Chi l'ha messa? I mostri? Non credo. Gli umani? Boh. Dove siamo? Non lo so. Non lo so. Quante domande mi fai fare, Remnant? Ah, c'è una porta bunker. È tutto molto affascinante, però, visivamente. È affascinante questa porta qui, mezza aliena, mezza Maya. Nella quale serve mettere il tesserino del Word. No, evidentemente no. Ok, devo ricordarmi, cosa che non farò mai, perché è impossibile ricordarsi, che qua c'è questa porta. Quindi devo trovare una chiave apposita. Allora, vediamo un attimo la mappa. Ok, sembra una mappa, sembra, non so cosa sembra. I minion? Ok, vorrei avere altri minion, tipo. Cioè, proprio minion diversi da loro. Sono fortissimi loro, però sono brutti visivamente. È arrivato l'altro, è arrivato l'altro. Aiuto, ma che. No, vabbè, ma non puoi spammare mentre sono a terra, non vale. Non vale, ero a terra. Allora mi curo. L'hanno distrutto al nemico forte. Sono troppo forti i miei minion. Ma che paura! Ma non sono i miei minion loro! No, muoio, muoio. No, 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 no. No, ne arrivano altri. Un bordello. Dov'è? Ok, ho rischiato molto. Ho rischiato molto sto giro. Però ce l'abbiamo fatta. Non vorrei mai dovermi rifare tutta la zona. Che schifo l'acqua. Cioè, che schifo. Cosa sarà mai? Fango, sarà fango, cioè fango argilloso, non lo so. Oh, è stato terribile. Questa pistola non fa più molto danno, devo dire. Ok. Tra l'altro sono un attimo uscito fuori inquadratura. Aiuto, scusa. Microfono, scusa. Allora, il re immortale non mi aiuterà a meno che non gli porti il cuore di una bestia particolare di questa palude. Non mi ha spiegato come avrei trovato la bestia. Quello cosa? Quello? Non lo vedo. È dietro un albero ogni volta. Una larva aliena. Bello. Ah, ha droppato la larva aliena, effettivamente. Ok. Cristallo di luminite che ancora non ho capito cosa serve. Aia, corrosione addirittura. Ok, troppi, troppi. Allora, no, no, no. Madonna, è tosta questa zona, eh. Cioè, perché ti arrivano da tutte le parti i nemici. Ho finito le cure, ho finito le cure. Ne ho solo 6, no. Ne ho 6, quindi non le ho finite ancora. Ho finito le cure standard. Bravi. Quindi abbiamo la corrosione. In questa. Questi nemici corrodono. Io non ho nulla per combattere la corrosione. Quindi come faccio? Chissà su che pianeta siamo. Allora, lì c'è una zona, l'ho vista. Volevo giusto colorare la mappa. Mi piace colorare la mappa.
Vedi, perché sennò rimangono gli aloni neri e mi dà fastidio. Voglio capire dove sono stato e dove no. Comunque c'è un minimo di stealth c'è in questo gioco. Se non gli spari non ti sentono a volte. Sento delle bolle. Sento delle bolle di qualcosa. Sarà la palude. Guarda, se stesse piovendo sarebbe ancora più bello. Con la pioggia. Sai che bello? Ok. Cioè, no, c'è un'altra strada di là. Allora, su in alto c'è la porta che richiede quella chiave lì. Qui c'è una zona. Prima di perderci e andare nelle altre zone, andiamo a vedere dove va quest'altra zona, cioè quest'altra strada. Scusa, stavo colorando la mappa, adesso non lo faccio più. Ok, vedi, lì in basso a sinistra c'è un'altra zona. Allora, cos'è sta roba? Sarebbe molto affascinante se fossero effettivamente tecnologie aliene, magari un po' primitive, ma molto affascinante. Oddio mio! No damage, eh? Quasi, qualche volta, non sempre, ma qualche volta sì. Oh no. Mi fa piacere che non ci sia un cooldown per i minion, cioè puoi averceli sempre. Ah, queste sono casse. Allora, devo dire che l'ambientazione ti fa veramente immergere in questo mondo paludoso. Tipo, non lo so, mi dà l'impressione proprio di un mondo alieno, paludoso, dove gli alieni hanno questa tecnologia, che è un po' primitiva rispetto a quella umana. Però hanno questa tecnologia. Molto affascinante. Ok. No, no. Allora esiste un cooldown veramente. Non posso. Non posso. Non posso invocare il secondo. Che non si ricarica con tutto. Ok. È bello andare in giro con i minion, cioè ti senti meno solo in questo mondo terribile. Ok, quindi rimane questa strada qua. Sicuramente porta a un'altra zona, di solito appunto queste mappe principali portano sempre a due o tre zone. A due zone facciamo. Ho sbagliato il tempismo e sì. Ok, ho fatto bene comunque a cambiare questa, a mettere quest'arma. Nuovo oggetto, simulacro. Tra l'altro effettivamente, ah, pietra dell'angoscia conferisce il 10% di velocità di movimento e di ricarica per ogni 25% di salute massima mancante. Quanto specifica come cosa? Allora, inventario? No. No, forse sugli anelli. Sugli anelli mi ha dato forse. Anello della compulsione mi ha dato prima. La cadenza di tiro. Buri uccide, buri forte, buri uccide ancora. Ah, ok, questa è la lore degli anelli. Bella lore. Bella, bella questa lore. Abbiamo la tunica dell'avventuriero. Allora, l'effetto di questa tunica è un pezzo più 10% di probabilità. Di cosa? Probabilità di cosa? Si è dimenticato di dirlo.
Non lo so. Comunque questa zona era chiusa. Quindi l'unica strada possibile è quella di prima. Ok. Quindi immagino che dietro la porta bunker ci sia il boss, poi. E noi stiamo andando a prendere la chiave per aprire quella porta. Chiaro, chiaro. Forse è la prima volta nel gioco che è chiaro quello che devo fare. Ma dammi minion perché mi voglio portare. Ok, devo andare là. Bello però che una volta che ripulisci la zona poi non spawnano più nemici. Almeno puoi guardartela un attimo. E infatti, due strade. Anzi, una, questa qui. Guarda anche l'acqua, è veramente figo. Molto figo. E quelle saranno le loro case, sai? Potrebbero essere le loro case, quelle. Le spacchiamo, poveri. Ah, mi sa che ci stiamo andando. Ci stiamo per andare nel loro villaggio. Bello, mi intrigano da morire queste cose. Quindi c'è questa bestia che il re immortale vuole morta. Ok, e noi siamo la sua mano fidata. E comunque, cioè, per un motivo o per l'altro, siamo sempre degli sterminatori di villaggi. Sempre, sempre. Poverini, Dio mio, abbiamo devastato due pianeti finora. Ok, allora. Guarda, mi siedo perché non ho più cure, effettivamente. Ok. Vedi, sono molto umani, cioè sono molto umane queste cose. La manopola. Io non credo. Ah, giusto, giusto. Giusto, ora inizio a collegare la lore, cioè la trama, perché il re mortale ci ha spiegato appunto che questo era un pianeta, diciamo, bello tra l'altro, un pianeta che non era stato ancora invaso dai Root, cioè i mostri che hanno invaso la Terra, ma era stato invaso da questi mostri che stiamo uccidendo. Quindi evidentemente questi mostri non sono i proprietari di questi villaggi. Li hanno catturati, cioè li hanno conquistati, uccidendo o trasformando tutti i residenti. Cosa sto... Wow. Guarda che dettagli questo fungo. Guarda che dettaglio che c'hanno questi funghi. Ma è un maiale. È un maiale. No, vabbè. Wow. Wow. Pensavo fosse un fabbro, non mi sembra un fabbro. E c'è una nebbia lì, la vedo, la nebbia rossa tra... L'impuro. Sei scemo? Ma così grasso e così agile? Aia, no, questo mi massacra. Questo mi massacra completamente. Ma bellissimo! Ma rompe tutti i muri! Ma no, pure i minion però, no, dai, è già difficile. Certo, Madonna. Allora, c'è il checkpoint lì. Bello che rompe i muri, però ci sono anche i minion. Ma perché i minion? Io odio i minion nelle boss fight. In Remnant, in ogni boss fight ci sono i minion finora. E io lo accetto, però mi stanno sulle palle i minion. Ok. Allora, era da un po' che non succedeva, ma siamo morti al boss.
questo boss non è First Try. Quindi sono contento in verità da un lato perché almeno non è incredibilmente facile. Ok, ci Ci siamo. siamo. Bello che rompa i muri comunque. Ok, non ha la cinematica per fortuna. Massima mi ha shottato. Ciao, Sire. Ma è tostissimo questo. Aia. Allora, comunque gli faccio un sacco di danno. Però se mi prende mi sciotta. Sì. Oddio, ma ha lanciato il martello, non l'ha usato. L'ha lanciato il maledetto. Allora, questo boss è già più complicato. Meno male, cioè, meno male che non sia facilissimo, ma ora dobbiamo anche batterlo. Come stai, Sede? Bella questa casa fatta di burro. Burro sciolto. Finalmente, finalmente un boss che non muore in 3 secondi. Tipo, almeno. Allora, minion a me. Ho sbagliato. Minion a me. E va bene, ma guarda che danno mi fa. Ma mi sciotta. Ma non vale. Ho capito perché è difficile. Ma lo lancia veramente il martello? Siamo spazi? Ma ho sparato al mio minion, scusa. Ok, Madonna mia. Leggo la chat. Così così, tu come stai? Ah, come mai? Io bene, bene, dai. È successo qualcosa di cui vuoi parlare? Con me, tipo così. Sì. Così. Madonna, è bello sto boss, bello. Ma sì! Ma quanta stamina che c'hai! Aiaia. No, vabbè, ma è difficilissimo. Ce l'avevo quasi fatta. È difficile. Ma perché si lancia sempre come un deficiente? È difficile. Questo boss. Tra l'altro, io non ho mai ancora cambiato sta pistola delle palle. Io voglio cambiarla, sta pistola delle palle. Cioè, ce l'ho da inizio gioco. Il fucile l'ho cambiato, ma la pistola delle palle è sempre lì. Va bene. Allora, siccome il boss è difficile, dovrei giocare di GDR, ovvero abbiamo delle cose che ci danno bonus, quindi tipo l'adrenalina. Dura 30 secondi, perfetto, è inutile. Però meglio di niente. Ma io posso usare lo zaino. Cosa vuol dire? No, dai, scusa. Ma perché devi essere un bastardo? Una borsa piena di oggetti utili a un eroe per sopravvivere, tra cui 3 elisiri dell'illuminazione, una scatola di munizioni, 2 toni cerati. Ah, ma non è. C'ho uno zaino nello zaino, ma lo zaino è un contenitore per altre. Ha finito questo di sbattere? Uno dei miei conigli sta male. Col veterinario non abbiamo ancora capito cos'ha. Io sono disoccupata da 9 mesi e soffro di depressione. Ti capisco più di quanto pensi, Sere. Mi dispiace. Mi dispiace. Ok, Sempre ci siamo. una brutta storia. Ti capisco veramente bene. Su tutto. Sì. Allora. Ma non importa perché adesso per la buona notizia, Sere, è che non sei dove sei. Sei in una palude fatta di elma e alieni, macellai fabbri che ti spaccano i muri addosso. Tu sei lì, non sei da altre parti, quindi sii felice. Sii felice
che siamo qui. Lanciatore di martelli, esatto. E ragni umani, tipo. Non lo so. Questo è veramente un deficiente, eh. Hai finito? È casa tua, scemo. La stai spaccando tutta per me. Guarda che lo raccoglie con una dolcezza veramente... Molto bello questo boss. Ha iniziato a fare la piroetta. Allora, minion. Molto bello sto boss, veramente. Mi ricorda, non so perché, Tomb Raider 3, per qualche motivo. Non so perché. Tipo quelle zone della giungla di Tomb Raider mi ricorda. Ma sei un deficiente! Ma c'ha pure l'aimbot! Mi ha fatto wallbang questo martello. Aia. Minion. Ma guarda che l'ho smirato. Questo è fuori di testa comunque. Dategli un calmante, veramente. Oh. No, è scomparso il corpo. Che palle. Non male. Mi hai fatto sudare. Questo te lo concedo. Va bene, signor protagonista delle mie palle. Ok, ce l'abbiamo fatta. Posso lanciarmi nel fuoco? Non posso. Emote sbloccata, esausto. Non era così tanto difficile, dai. Cioè, era difficile, ma l'ho fatto al terzo try. Non era Ornstein e Smog, voglio dire. So che forse nella mente degli sviluppatori era così. Però, dai. Addirittura l'emote esausto. Allora, ammetto che se non hai mai giocato a Dark Souls né niente, questo gioco è difficile. Se lo hai fatto, è veramente facile. Cioè, almeno finora, è veramente facile. Hanno due pattern i nemici. Cioè, hanno un pattern solo, anzi. Devi capirlo un attimo. Abbiamo fatto 10 boss a First Try. Questo è stato il primo che finalmente un po' di sfida ce l'ha data, però... Insomma, sono più difficili le zone che i boss. Le zone ti lanciano addosso 600 nemici insieme e effettivamente muori. I boss, guarda, se prendono una piega sempre più difficile, lo accetto. Se rimangono allo stesso livello di difficoltà, sono, a parte questo, che era leggermente più difficile, sono veramente facili i boss. Allora, trova la bestia della palude. Guarda, Remnant, ti odio. Questo è lo stesso tubo della stessa zona di poco fa. Hanno fatto copia e incolla. Questo è lo stesso tubo con la stessa manopola della stessa zona. Io vi odio. Sembra un'arena, devo dire. No, ma non è un'arena, è una zona. Allora, perché? Perché non c'avevano proprio voglia di fare sto gioco, eppure è bello. Hanno fatto copia e incolla delle zone a volte. Cioè, fin troppo spesso l'hanno fatto. Non hanno neanche tentato di nascondere la cosa. Proprio così, vabbè. Erano esausti. Giustamente. Dopo un boss del genere vuoi mettere che si inventano pure una zona diversa. Però è molto figo. Mi piace il concept di questo mondo. Questa tecnologia aliena. Ah, potrebbero essere loro effettivamente. Questi. I creatori di questa tecnologia. No. Non credo. Non lo so, mi ricorda qualcosa che non riesco bene a definire nella mia mente. Non so cosa però. Voglio vederli. Ma bastardo, stavo guardando. Sono blu.
Ma che fai? Sono la razza aliena del quinto elemento, quindi. Belli, Madonna. Allora, sì, sono loro gli artefici di questa tecnologia. Che si trasformano in questi mostri. Perché sono stati infettati. Wow! No, vabbè, questo è bellissimo, questo nemico. Ma ce l'hanno con lanciare i martelli, da ste parti. Ma prenditi uno shuriken. Ahia, che paura. Sono puffi, più o meno. Lancia puffi. Perché lanciano i martelli, capito? Allora. Bellissimi comunque. No, allora, a livello di design dei nemici hanno sempre una buona fantasia gli sviluppatori. Non lo so, io questa situazione qua degli alieni con questa tecnologia un po' primitiva ma tecnologica mi ricorda qualcosa che non riesco a realizzare nella mia mente. Va bene, grazie Sere, grazie. Allora, prima di chiudere vorrei finire questa zona. Vedi, anche queste case, queste sono case chiaramente. Mi affascinano. Io non riesco a capire cosa mi ricordano. Quindi, allora, c'era questo popolo. Metà alieno, cioè no, alieno umanoide, perché nella mente. Ma ma dai, scemo, hai colpito il tuo amico. Guarda che sono io il nemico, non lui. Quindi c'è il fuoco amico fra i mob. Questa è una roba incredibile, veramente. È una roba che non ho mai visto forse nei giochi. Ma che fa la bambina inquietante lì? Perché è diventato Little Hope? Cosa fa quello? Ah, ma basta. Quanti nemici. Oddio. Non ho capito quella perché sta così in maniera inquietante. Molto fighi. Non lo so, continuano ad affascinarmi anche alla 30ª volta che li vedo. Eccolo. Allora, ho sbagliato tasto. Lui è il cavaliere del villaggio. E lancia i martelli ogni volta. Guarda che se lo perdi poi non te ne prendono un altro, eh. Ah, c'è anche. Aveva anche quattro braccia con alle altre due braccia aveva dei falcetti da contadino. Ma io voglio capire questa qua. Allora, facciamo la classica scena da film horror, dai. Ce la sta servendo su un piatto d'argento. Allora. Lucy? Lucy, cosa fai lì? Lucy, vieni a casa, sta per piovere. Lucy? Lucy, cosa fai lì, seduta? Vieni con noi. Lucy? Lucy! Bella, dai! È venuta bene. Non è morto, quanto è duro! Ma è un boss! Ma che schifo sei! È venuta bene, dai! Esattamente come negli horror. Mi ha retto il gioco il mostro. Ma era bellissimo quel mostro, era tipo una mantide religiosa strana. Molto figo. Dio mio. No, allora, questo gioco ha tanti difetti. Tra cui avere una passione per il trash, forse inconscia. Però devo ammettere che le ambientazioni ti prendono, cioè proprio ti fanno immergere alla grande nel mondo che ti propongono. Cioè, mi sento veramente qua, in questo posto delle palle, cioè in questa palude incredibile. L'hanno resa bene. È coinvolgente. Guarda, allora, io sono un amante della lore. Voglio vedere questi oggetti.
Perché questi alieni che non sono proprio alieni? Ma perché mi sto corrodendo? Non sono proprio alieni, cioè sono umanoidi alieni blu. Sì, alieni. Però umanoidi sempre. Sì, vabbè, suppongo che in quanto umanoidi, in quanto aventi le forme del corpo tipiche umane, più o meno gli attrezzi che usano sono lontanamente umani, tipo una sedia. Un camino, ma quanto mai? Che paura, mi sono cagato addosso. Si è aperta la porta da sola, forse per il vento. Spero sia il vento, sennò è un mostro incredibile fuori dalla porta. Non voglio più alzarmi. Ho paura. Aspetta. Sembrerebbe essere libero. Sembrerebbe essere libero. Gatti, gatti. Lucy? Hai aperto la porta? Guarda, c'è. Dio mio. Cos'è questa qua? È chiaramente un modellino gigante della testa di Darth Vader. Bella. Tra l'altro non ho mai capito la differenza tra Darth Vader e Darth Vader. Questo è un segreto che mi porto dentro da sempre. Allora, bello, bella la minimappa. No, commovente la minimappa che ti segna le scale. Guarda, guarda, la minimappa segna questo qua, questo pezzo qua segna. Bello, sono contento, molto utile. Ok. Ecco forse cosa mi ricorda lontanamente, ma forse no. Un pochino mi ricorda Grinnell, però versione aliena. DLC con gli alieni. Tra l'altro sto guardando una serie TV veramente figa di queste cose, cioè un po' aliene, tipo Black Mirror, però più aliene le cose, più futuristiche e soprattutto con una visione del futuro veramente realistica. Mi piace quando fanno le cose con intelligenza. Si chiama Philip Dick Electric Dreams. C'è su Amazon Prime e io ve la consiglio tantissimo. E a mio parere è molto più bella di Black Mirror. Perché Black Mirror è un po'. Lucy! Scusa. Guarda che è bellissimo sto nemico. Fa schifo tantissimo. Ho visto tre episodi di quella lì. Io ho più o meno 6 o 7 e mi piace, cioè è bella perché c'ha un'idea del futuro, comunque abbastanza realistica, non è le classiche cose dove, tipo Black Mirror, dove il mondo è identico, però hanno le macchine volanti, però il mondo è identico, cioè la gente si veste come negli anni 2020, i bicchieri sono fatti normali, queste cose qua, non so come spiegarlo. È coerente. Cioè, sembra davvero di vivere. Guarda. Allora, tu devi stare fermo intanto. Non lo so, guardando quella serie, sembra veramente di stare assistendo a una visione dal futuro. Perché è credibile. È veramente credibile. E c'era questa puntata. Vabbè, no, non ne parlo perché poi mi perdo in questi discorsi e non ne usciamo più, perché mi affascinano da morire. Ah, in sostanza questa puntata. Ho uno di vita. Non farlo. Dove praticamente l'essere umano ha ormai colonizzato l'intero universo e mappato tutto l'universo. E quindi. Non lo so, è affascinante, molto figa. Ok. È finita. È veramente finita questa zona. Perché dovremmo essere arrivati. No, ma guarda quanta roba c'è lì dietro. Siamo arrivati a una zona. Di tante, però. Ma io ho camminato 6 giorni in questa mappa. Com'è possibile che abbiamo visto solo questo.
Pezzettino, solo questo pezzettino. Ah! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Questo è veramente inquietante. Tra l'altro c'è uno scarafaggio gigante lì. Che schifo! Che schifo! Ma quello fa molto più inquietudine. Dio mio, questo è vera... Lei è veramente inquietante. Tantissimo. Madonna. E lo dice uno che non ha... Non è che abbia grandi... Non si sorprende facilmente con le cose horror. Però lei è proprio inquietante. La caratterizzazione dei nemici è Ciao, bellissima. lei è La benvenuto. voce no. La voce mai... Hai appena rovinato... Ciao, sono qui. Sono qui, mi vedi? Sono lì. Che sbuco con la testa. Ok, niente, ha rovinato una roba bellissima con la sua voce totalmente fuori contesto. Peekaboo. Che schifo però questi nemici, amici però perché vedi, è verde e sono immortali. Signora! Oddio! Non riesco a capire se questa è la sua armatura o se è effettivamente una sorta di insetto lei. Sbatte anche le palpebre. Le sbatte ancora? Sì. No, no, comunque veramente fighissimo. Scusi, signora, arrivo subito. Arrivo, Le servivano? Non ha detto niente, quindi penso di no. Madonna. Veramente fighissimo tutto. E niente, sono caduto. Ma io perché sono qua? No, no, non può scavalcare veramente. Devo fare tutto il giro. Parliamo con questo. Vorremmo parlarti. Dimmi. Salve, forestiero. Non sei di queste parti? Madonna, si è sbagliata la Dici, voce. da dove provieni? Sono affari miei, guarda. Devi stare zitta e darmi tutti i soldi che hai. Dal luogo chiamato Terra. Un viaggiatore del mondo, quindi. E anche forte, dall'aspetto. L'Iskall ti dà il benvenuto, forestiero. Alla tua presenza e alla tua forza. Quest'ultima è forse disponibile? Felice, non scialacchiamo i discorsi, felice di aiutarvi. Siamo felicissimi di saperlo. Il nostro mondo, Corsus, Corsus. ospita una bestia dall'enorme potere. Un guardiano. No! Noi ne desideriamo il cuore. No, qua c'è conflitto di interessi. Mi spiace signora, ma il mio capo vuole quel cuore. Voi lo volete? Facciamo metà e metà? Non siete gli unici interessati al cuore del vostro guardiano. Perché lo desiderate? Oppure non siete gli unici? Questa è una scelta morale Non ne dubbia. dubito, forestiero, ma esiste qualcuno in grado di offrirti ciò che ti offriamo noi? L'Iskall è ricco e rigoglioso. Vedo. Nessuno può offrire quanto noi. Cosa ne pensi? Ah, qua c'è una scelta effettivamente. Allora, quello che mi ha chiesto di avere il cuore è il re immortale, quello che parla con la voce così, tutto così. Lei ha una voce più normale, però io non so. Vedrò cosa posso fare. Sapevamo che i nostri occhi non ci stavano mentendo. Posso farti qualche domanda? Guarda, questo è il primo NPC che mi incuriosisce. Cos'è che ti affascina? Vorrei dare un'occhiata alla tua merce, così Siamo dai. felici. Dai. Guardiamo la sua merce. Lui non intendeva la mercanzia, intendeva proprio la merce. Ma lei ha aperto uno sportello facendogli vedere che vende del nettare divino e della sanguinaria. Aumenta l'efficacia dell'armatura del 10%. Dura 60 minuti e rimane attivo anche dopo la morte. Madonna! Che roba è! Foglia verde, rimuove l'effetto di corrosione. Ok. E aumenta la resistenza alla corrosione. Guarda, te ne compro uno. E compro
3, però poi diventa 12, quindi devo fare per forza 6, così diventa 15 sanguinari. Così siamo ordinati. Potrei venderli la falce più 6? Ah no, no, lei vende la falce più 6, vende quest'arma qui lei. Intrigante, la voglio. Ok. Torna più spesso, illuminante. Ci si Illuminante. rivede, forestiero. Non riesco a Vuoi capire chiederci com'è la se cosa? il suo è un'armatura o se proprio lei è fatta così. È molto affascinante come essere e inquietante anche. Mi sa di regina, però non mi sembra una sala del trono questa. Lo scettro però mi sa di regina. Qual è il tuo Non nome? esistono nomi nelle scale, poiché siamo un'unica Monulk. entità. Puoi Ok. pensare a me come la tua regina, ma Grazie. titoli così qui sono fuorvianti. Hai parlato dell'Iskall, cosa sarebbe? L'Iskall ci unisce tutti, e coloro che ne sono partecipi sono un singolo Ma cuore, guarda che c'è una anche le singola anima animazioni, e insomma. un singolo spirito. Non ci serve la tecnologia primitiva. Poiché è l'Iskall a donarci illuminazione e armonia, è il nostro obiettivo comune a spronarci. E tutti sono i benvenuti Sì, nell'Iskall. effettivamente. Vabbè, al buio al massimo, non lo so. Oddio, che incubo. Come ci si unisce Una all'Iskall? domanda davvero affascinante, Affascinante, forestiero. addirittura. Qua esce del La via feeling. d'accesso all'Iskall è il Verme Vix. Non c'è più feeling. Attraverso le sue cure diventiamo una singola entità. Permettigli di pervadere la tua fragile No, forma. grazie. Lascia che consumi le tue paure, i tuoi timori, le insicurezze, la percezione che hai di te. Finché tutto ciò che Incoraggiante, resta è cioè, l'Iskall, e l'Iskall è invitante. tutto ciò che resta. Non so se faccia per... Sembra meraviglioso. Si potrà fare questa scelta di proprio drastica nel gioco, cioè, ti immagini? Diventa un altro gioco, diventa No Man's Sky, tipo. Cioè, diventi un alieno, basta, molli tutta la terra, tutte quelle storie della terra e diventi un alieno farfalla. E sposi lei, poi. E vivi qui per sempre. Sembra Lo meraviglioso. è, forestiero. Forse un giorno anche tu No. potrai unirti all'Iskall. Volevo unirmi oggi. Vabbè. Si vede Torna più spesso, illuminante. che... va bene, illuminante. Ok, allora. Va bene. Direi che abbiamo anche sforato di parecchio tempo. Ci possiamo fermare. Bello, mi sto divertendo da morire, ma anche sono sempre più confuso ogni giorno che passa. Sembrerebbe di sì, devo decidere se portare il cuore a lei o al tizio vocione. Sì, sembra. Poi non so se il gioco ti dà questa scelta, però per come stanno le cose sì. E quindi la prossima volta decideremo se darlo a lui o darlo a lei. Vedremo. Ragazzi, io vi ringrazio della compagnia, vi auguro una buona cena e ci vediamo domani. Grazie mille, ciao a tutti. Buona serata.